a Daniele riusciva ad entrare nel cuore degli uomini, questo dialogo riusciva a entrare in sintonia. Perché? Perché riconosceva nei fratelli la presenza di Dio. Gesù mio, io vi amo con tutti i cuori, vi raccomando ancora a tutti i poveri peccatori. I santi fanno altri santi. Accanto ai santi, agli uomini buoni, possiamo imparare. Fra Daniele certamente ha imparato tanto da Padre Pio, ma il suo è il suo profumo, ha la sua identità, la sua caratteristica unica e irrepetibile. Chiediamo anche noi, mentre continuiamo a pregare, perché il Signore possa affrettare anche il momento di questa definitiva, ufficiale dichiarazione da parte della Chiesa. Il processo sta andando bene, siamo a una fase molto delicata ma anche piuttosto avanzata nel raccogliere tutti i testimoni, le sintesi per poterle presentare anche alla congregazione che già ha nominato il relatore. Continuiamo a pregare il Signore perché ci dia anche questa grazia di vederlo beatificato al più presto, ma mentre preghiamo perché lui diventi beato, riconosciuto dalla Chiesa, preghiamo anche perché impariamo da lui ad essere uomini sapienti, saggi, che sanno riconoscere Dio nella propria esperienza e nella propria storia. Amen.